ispezione anche dalla Geo Barents sbarcano donne, bambini e fragili. L'appello dei 35 migranti rimasti sulle Humanity: fateci scendere. Le opposizioni all'attacco, Tajani, gli stati si facciano carico dei migranti sulle navi che battono la loro bandiera. Il Papa: salvate quelle vite, ma l'Europa non lasci sola l'Italia. Ucraina, Kiev rischia il blackout totale per dei danni alle infrastrutture causati dalle bombe russe. Kherson senza luce e acqua. I russi invitano gli ucraini residenti a evacuare. Von der Leyen sente Zelensky: in arrivo 1,5 miliardi al mese. Avviene Egitto la COP27, la conferenza mondiale sul clima. Gli ultimi 8 anni sono stati più caldi tra quelli registrati finora. Nell'agenda è stato inserito anche il tema del finanziamento dei danni già causati dai cambiamenti climatici. Letizia Moratti si candida alla presidenza della regione Lombardia con il Terzo Polo. Calenda: rimaniamo aperti alla discussione con tutti per costruire coalizioni ampie, ma c'è la freddezza del centrodestra, l'attacco del Partito Democratico. Non ci faremo imporre niente. A Valencia il trionfo di Pecco Bagnaia sulla Ducati. È campione del mondo della MotoGP, vittoria che arriva 13 anni dopo. Valentino Rossi ha 50 anni dall'ultimo mondiale vinto da un italiano su una moto italiana. Allora fu Giacomo Agostini, Serie A, il derby tra Roma e Lazio lo vincono i biancocelesti per 1-0.